Graziano Di Costanzo a Penne 1,2 milioni per recuperare, per riprendersi un po' da questa crisi. Sì, c'è un bando importante, finalmente torniamo a parlare di investimenti, le risorse non sono tantissime, però ci auguriamo che vengano saturate. Le caratteristiche del bando rendono accessibile anche la possibilità alle microimprese, perché il taglio minimo è 50.000 euro. Ci sono alcuni aspetti su cui noi chiediamo che si possano migliorare, per esempio inserire l'usato, le attrezzature usate invece di parlare solo di nuove, alcuni altri aspetti, però in linea di massima accogliamo con grande favore e speriamo che sia utile per quest'area e aiuti anche una ripartenza di un territorio che ne ha proprio bisogno. La ripresa non è così scontata, abbiamo dei dati che in qualche modo ci fanno ben sperare per un futuro diciamo che possa essere sicuramente migliore degli ultimi 8 anni. L'area Vestina in qualche modo sconta una crisi ancora più forte rispetto alla media diciamo della provincia pescarese. Oggi siamo qui anche per parlare di bandi relativi alle aree di crisi non complesse, dove sia Penne e Loreto, insomma, entrano a pieno titolo e quindi le imprese in qualche modo potranno essere incentivate ad investire. Gli investimenti producono sicuramente nuova occupazione e anche ricchezza. Il grande problema è che probabilmente in questi prossimi 2 anni non riusciremo sicuramente a coprire il gap dell'occupazione che abbiamo perso.